sono stato nominato direttore del Parco Archeologico di Ostia Antica agli inizi di novembre, quindi immediatamente a ridosso della seconda chiusura. Abbiamo cercato di trarre del buono da questo periodo. Ci siamo concentrati molto su una serie di attività di manutenzione e ripristino del decoro all'interno delle aree archeologiche del parco in vista della riapertura. Abbiamo inoltre in campo una serie di interventi di conservazione e restauro dell'immenso patrimonio del parco. Abbiamo anche ripreso e potenziato una serie di rapporti con il territorio, perché il Parco Archeologico di Ostia Antica ha anche la funzione di soprintendenza e quindi si occupa anche della tutela archeologica, architettonica e paesaggistica del territorio. Non potendo ospitare il pubblico e i visitatori all'interno delle aree archeologiche del parco, abbiamo posto attenzione e cercato di potenziare il più possibile la comunicazione sia sul sito web del parco stesso che soprattutto sui social. La chiusura dell'intera società mondiale, possiamo dire, e quindi anche dei luoghi della cultura, certamente ci lascerà un'eredità importante. Questo avrà delle ricadute anche nelle modalità di fruizione dei luoghi della cultura, dei parchi archeologici, dei musei, quindi certamente l'attività di comunicazione su web e su social resterà con forme e modalità che potremo ulteriormente sviluppare. Per quanto riguarda il Parco Archeologico di Ostia Antica, noi ci prepariamo certamente a una riapertura graduale e che ci porti nel corso dell'anno, già a partire dall'estate, all'apertura e all'inaugurazione del Museo delle Navi presso l'aeroporto di Fiumicino. Oltre all'inaugurazione e apertura del Museo delle Navi, abbiamo nell'area dei porti di Claudio e Traiano una serie di interventi di sistemazione, messa in sicurezza e la realizzazione di un nuovo accesso, una nuova biglietteria che consenta una fruizione più adeguata di quella che appunto è una delle aree più importanti del Parco Archeologico di Ostia Antica.